Bene, ciao a tutti. Striyard dice che stiamo registrando come sempre puntuale, come tutte le domeniche sera alle 21:30, anche se per voi sarà domenica sera 21:30. In questo momento per noi sono le 15:36 di un mercoledì della settimana. Bene, allora stasera con noi c'è l'avvocato Francesco Filograsso del Foro di Trani. Grazie avvocato, noi ci diamo del tu, ci conosciamo, ci sentiamo giornalmente, quindi ci possiamo dare del tu. Ciao Ciao Francesco, Angelo. buonasera. Ciao Angelo, un saluto a chi ci sta ascoltando. Bene, allora stasera parleremo di un argomento non conosciutissimo, ma molto conosciuto tra le persone che seguono il True Crime. Parleremo della strage di Via Caravaggio. Allora, faccio un breve recap di quello che è successo, ma proprio una breve ricostruzione che appunto è stata fatta anche dagli inquirenti. Allora, la strage è avvenuta nella notte tra giovedì 30 e venerdì 31 ottobre del 1975, ma il fatto venne scoperto solo il successivo 8 novembre, quindi dopo circa una settimana. E questo successe al quarto piano del numero 78 di via Michelangelo da Caravaggio, appunto, ecco perché la strage di Caravaggio, nella parte alta del quartiere di Fuorigrotta, nell'abitazione delle vittime. Allora, furono uccisi Domenico Sant'Angelo, il capofamiglia di 54 anni, la sua seconda moglie Gemma Cenname, o Cenname, non so se ora è, ma non c'è l'accento, quindi presumo Cenname, di 50 anni, e la sua... È la figlia di lui, perché lei era la seconda moglie, aveva fatto una figlia con la prima moglie di 19 anni, e fu ucciso anche, poverino, il loro cane Yorkshire Terrier di nome Dick, soffocato da una coperta. Mi immagino chi trovò appunto per la prima volta si trovò questa scena, che cosa provò dentro se stesso. Bene. Io lascio parlare Francesco di tutta questa situazione. L'argomento è molto complicato, da parlare ce n'è tanto e anche da fare alcune considerazioni successivamente. Se volete fare domande, visto che non è live e visto che ci sarà una chat, però in chat non sappiamo se saremo presenti, scrivete qua sotto, ci sono i commenti, potete scrivere sotto nei commenti, fate domande, io eventualmente farò una trasmissione a parte con Francesco, come ho sempre fatto. Bene, Francesco, abbuio il mio microfono, ti lascio parlare e ti lascio la conduzione totale del programma e ti faccio parlare della strage di Via Caravaggio. Prego. D'accordo, grazie Angelo. Sì, come tu hai detto, questo è un caso tra i più famosi della cronaca nera italiana e di cui si sono occupate molte trasmissioni a tema. Nel 1988, una ormai storica puntata del programma del giornalista Augias, Telefono Giallo, si occupò appunto di questo episodio criminale, una trasmissione lunghissima durata quasi 3 ore. Se ne è occupato anche Carlo Lucarelli nel suo Blu Notte e anche quella bella trasmissione che facevano anni fa il sabato sera a Rai 3, Il Giallo e il Nero. Dedicò una puntata appunto della serie alla strage di Via Caravaggio. Per quello che diremo è che molti appassionati di cronaca nera che ci staranno seguendo sicuramente già sanno, è un po' difficile definire questo episodio della cronaca nera italiana, se effettivamente un cold case, un caso risolto o meno, a causa di alcuni sviluppi che si verificarono molti anni dopo e di cui non possiamo comunque non parlare, anche se ufficialmente, da un punto di vista se ci esprimiamo in termini tecnico-processuali, è un caso irrisolto perché il colpevole formalmente, ufficialmente, non è stato trovato. Come hai detto tu, Angelo, siamo nella notte tra il 30 e il 31 ottobre del 1975, è un giovedì. Il 30 ottobre era un giovedì. Non sappiamo esattamente, come vedremo, a che ora l'omicidio viene commesso, ma
È presumibile che sia stato commesso, per quanto a tarda ora, comunque entro la giornata del 30 ottobre, sebbene l'azione dell'assassino o degli assassini, perché non possiamo escludere in assoluto che fosse ad agire, sia stato più di uno, si sviluppò nell'ambito di diverse ore, forse fino alle 5 del mattino del 31 ottobre. Era un fine settimana, un weekend, perché, come hai detto tu, tra l'altro, la strage non verrà scoperta subito, verrà scoperta 8 giorni dopo. Quindi, però, quando ancora non era stato scoperto nel weekend questo crimine che ha segnato la storia della Napoli nera, della Napoli criminale. A Napoli è sicuramente uno dei crimini più famosi in assoluto della sua storia. Dicevo, fu un weekend molto particolare quello per la storia criminale italiana, perché proprio in quel weekend, se non sbaglio, tra l'1 e il 2 novembre, ci fu un altro famosissimo episodio criminale rimasto nella storia italiana, quell'omicidio a Roma, l'idroscalo di Pierpaolo Pasolini. Quando Pasolini venne ucciso a Roma, la strage di via Caravaggio era già avvenuta, ma non era stata scoperta. Sarà scoperta alcuni giorni dopo. Quindi, diciamo, fu un weekend, diciamo, tra virgolette, memorabile da un punto di vista della cronaca nera, quello dell'ultimo quell'ultimo weekend di ottobre del 1975. Sebbene non fossimo ancora in inverno, pare che quel giovedì fosse stata una giornata molto rigida a Napoli, quindi una Napoli molto fredda quel giorno, una Napoli che chiudo poi con, diciamo, mi piace sempre fare un po' di retroterra storico del momento in cui il crimine avviene. Era una Napoli che viveva delle settimane, per certi versi, di euforia in quel periodo, perché nei mesi precedenti era stata un po' diciamo, sulle prime pagine di tutta Italia, Napoli, a causa di un evento legato allo sport calcistico. La società calcistica del Napoli aveva acquistato per la cifra record in assoluto fino a quel momento nella storia del calcio italiano il centravanti Giuseppe Savoldi dal Bologna, e a Napoli si sognava lo scudetto. E infatti in quel momento, nel momento in cui avviene il crimine, il Napoli è in testa alla classifica del campionato di Serie A, e quindi tra l'altro nel campionato precedente era arrivato al secondo posto, e con l'innesto di Savoldi si sognava lo scudetto a Napoli in quei giorni. Allora, siamo in casa, siamo a Fuorigrotta, ma potremmo anche parlare di quartiere Vomero, al civico 78 di via Caravaggio. È un complesso che viene ritenuto piccolo borghese, di persone che, diciamo, possiamo ritenere a Napoli in qualche modo, se non ricche, comunque, diciamo, benestanti. È un complesso nel quale vivono 60 famiglie. Siamo al quarto piano di una delle palazzine del complesso di via Caravaggio, in casa della famiglia Sant'Angelo. Vi abitano il padrone di casa, è Domenico Sant'Angelo, di 54 anni. C'è poi con lui la sua seconda moglie, Gemma Cenname, credo, perché almeno così
nella trasmissione di Auges, ricordo che più Cenname, più che Cenname, veniva pronunciato il nome, e c'è poi la 19enne Angela Sant'Angelo, che è nata però dal primo matrimonio di Domenico Sant'Angelo. C'è, come hai detto tu, in casa il cagnolino Dick, che è un piccolo un cane di piccole dimensioni, Yorkshire, però piccolo. I testimoni diranno, le persone che abitavano, gli altri condomini che abitavano in complesso, ma anche un'amica di origini straniere che fu intervistata, però residente a Napoli, una delle pochissime amiche che aveva Angela Sant'Angelo, definiranno questo cane, per quanto piccolo, per certi versi quasi aggressivo, cioè un cane che abbaiava spesso, specie nei confronti degli estranei che entravano in casa. Un particolare quindi che può avere il suo valore, visto che quella sera nessuno sentì il cane abbaiare quando evidentemente l'assassino o gli assassini entrarono in casa accolti dai Sant'Angelo. Abbiamo detto che Domenico Sant'Angelo era sposato da poco, in realtà si era sposato nel 1974, quindi quasi veramente la strage avverrà quasi nell'anniversario del matrimonio di Domenico Sant'Angelo con Gemma Cenname, perché la strage avviene la sera di giovedì 30 ottobre. Se non sbaglio, loro si erano sposati il 29 o il 28 ottobre del 1974. Tra l'altro, pochissimo tempo dopo che Domenico Sant'Angelo era rimasto vedovo, perché la prima moglie di Domenico Sant'Angelo, adesso non ricordo esattamente il suo cognome, era morta nel 1973 in circostanze, lo diciamo perché alcune piste che vennero avanzate all'epoca portavano anche almeno una di esse alla prima moglie di Domenico Sant'Angelo. Era morta la moglie in circostanze davvero anomale e tragiche, cioè era stato materialmente Domenico Sant'Angelo ucciderla a causa di imprevedibili conseguenze di una puntura, di una siringa che praticamente un'iniezione che Sant'Angelo aveva fatto alla moglie, un'iniezione diciamo maldestra, sbagliata, tanto che Sant'Angelo era stato anche indagato per questo. Poi comunque gli inquirenti avevano creduto alla fatalità, alla sua buona fede, ed era stato prosciolto. Ma la ragazza Angela, che aveva al momento della morte della madre 17 anni, era stata molto 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 segnata dalla fine imprevista e improvvisa, in quella maniera, peraltro per mano, tra virgolette, del padre, da questo evento tragico. E non si era mai, a detta dei pochi amici, del tutto ripresa psicologicamente da questa vicenda. Però era subentrata dopo il diploma come impiegata all'INAM di Napoli, proprio alla madre, che per circa 30 anni era stata lei dipendente dell'INAM. Invece, quindi detto questo, Domenico Sant'Angelo, presentando quindi un po' questi i tre protagonisti della vicenda, Domenico Sant'Angelo era un ex capitano della Marina Mercantile, sebbene a quanto pare avesse non avesse da un punto di vista professionale un grandissimo trascorso nella Marina, perché ben presto aveva poi
passato ad occuparsi di altro. Fondamentalmente lui viene ricordato per essere stato amministratore di alcuni complessi condominiali, del complesso condominiale Lauro, Achille Lauro, dal quale amministrazione che aveva dovuto lasciare a seguito del fatto che si è scoperto che si era verificato un manco di circa 28 milioni di lire, che sicuramente all'epoca non erano pochi, non era stato in alcun modo indagato per questa vicenda Sant'Angelo, però evidentemente si era inclinata qualcosa nel rapporto tra lui e diciamo, le persone che amministrava. Aveva dovuto lasciare questo incarico e pare fosse avesse assunto una rappresentanza commerciale di prodotti igienico-sanitari, ma questa è una notizia che io do perché ufficialmente si trova negli atti, ma pare che non sia stato mai possibile approfondire questa situazione, cioè non si è mai capito neppure per quale ditta concretamente Sant'Angelo svolgesse questa attività di rappresentanza. Viene definito Domenico Sant'Angelo, veniva definito Domenico Sant'Angelo una persona molto, molto, molto schiva, estremamente riservata, che a malapena anche nel complesso condominiale dove abitava salutava gli altri condomini, le altre persone. Alcuni testimoni lo definiranno senza mezzi termini, una persona antipatica addirittura. Non riceveva quasi nessuno in casa, tanto che lo stesso portinaio del complesso, poiché loro raramente uscivano di casa, si accumulava la posta, gliela portava il portinaio, e pare che lui anche al portinaio non lo facesse mai entrare in casa, restava sul pianerottolo e gli passava la corrispondenza. Quasi pochissime persone entreranno mai in casa di Domenico San dei Sant'Angelo, tanto che anche quell'amica di cui ho parlato prima, l'unica amica che Angela Sant'Angelo pare avesse e che abitava la palazzina esattamente di fronte a quella dove abitavano i Sant'Angelo, dirà sempre che quando andava a trovare Angela a casa sua, i Sant'Angelo, in particolare il padre, proprio il padrone di casa, Domenico Sant'Angelo, non la faceva mai sentire realmente a suo agio, come se mal sopportasse la presenza di una estranea, seppure giovane ragazza, in casa sua. Gemma Cenname invece è una ostetrica. Dal 1972, quindi da circa 3 anni rispetto al momento in cui parliamo, è stata assunta in una clinica privata, però ha anche un suo ambulatorio privato dove svolge la sua attività e che, come vedremo, avrà una delle location di questa vicenda riguarderà l'ambulatorio di Gemma Cename. Gemma Cename ha 50 anni, Domenico Sant'Angelo 54, quindi si è sposata tardi, si è sposata a 49 anni e tuttavia pare era una donna con una vita privata particolare. Gemma Cename si dirà che avesse avuto a lungo una relazione con un ufficiale delle forze armate, non so adesso se fosse della Marina o dell'Esercito, veniva definito un ufficiale, che però era sposato con due figlie. Questo quantomeno fino al momento in cui lei si è sposata con Domenico Sant'Angelo. Non è dato sapere se la relazione nell'anno che era trascorso di matrimonio, tra l'ottobre del 74 e l'ottobre del 75, quando la Cenami verrà uccisa, se questa relazione era proseguita. Qualcuno dirà anche che Gemma Cenami avesse una relazione con un suo nipote, che sarà
poi il grande protagonista di questa vicenda, Domenico Zarrelli, che era figlio di una sua sorella. Di diversi anni più giovane, nel 75, Domenico Zarrelli, che era nato nel 1942, quindi aveva 33 anni, mentre Cename ne ha 50 quando viene uccisa, quindi 17 anni più giovane di lei. Si è detto, è una notizia che io non posso non dare perché si trova nelle carte ufficiali di questa storia, che la Cename avesse avuto una relazione con questo suo nipote e che in qualche modo lo avesse anche in più occasioni foraggiato economicamente, in un certo senso, sebbene, come vedremo poi quando parleremo meglio nei dettagli della vicenda, dei possibili moventi. Questo non è stato, ma che sto dicendo non è mai stato realmente provato. Sono informazioni che si trovano negli atti che porteranno, come vedremo, favoriranno l'incriminazione di Domenico Zarrelli, ma che non saranno mai realmente provate. Quindi Gemma Cename ha questo, diciamo, retroterra personale, privato di cui abbiamo parlato. Angela Sant'Angelo invece è una ragazza di 19 anni, un po' malinconica, introversa, viene definita con poche amicizie, ma apparentemente normale, se non fosse che pare avesse una vera e propria passione per annotare tutto ciò che avveniva nella sua vita in un diario che spesso portava con sé ovunque, tanto che alcuni suoi colleghi all'INAM diranno che l'hanno vista anche sul lavoro a volte annotare qualcosa su questo suo diario privato. Ed era fidanzata con un ragazzo, il suo coetaneo, un certo Nicola, il cognome forse Rachel, era un cognome particolare, strano, che era un fattorino però dell'INAM. Questo è una circostanza che io dico, sottolineo, perché potrebbe avere un qualche significato nell'ambito di questa storia. È un po' anomalo che una famiglia piccolo borghese, ma che molti definivano benestanti, cioè proprio l'amica di Angela Sant'Angelo, che rilasciò in seguito molte dichiarazioni, che è una delle principali fonti di informazioni che noi abbiamo in questa vicenda, definiva i Sant'Angelo una famiglia benestante, ed essendo questa ragazza straniera, se non sbaglio, di origini anglo-sassoni, il fatto che lei ritenesse, diciamo, quello di Sant'Angelo un tenore di vita da benestanti, è certamente qualcosa di indicativo. Dicevo, era per una famiglia che aveva un certo tenore di vita, e anche sicuramente determinate ambizioni, può sembrare anomalo che Angela si fidanzi con un semplice fattorino, e torneremo poi su questo punto, perché non è una semplice mia considerazione personale che sto facendo. Quel giovedì 30 ottobre, Angela Sant'Angelo è malata e era una banale influenza, era andata al lavoro il giorno prima, come sempre, però evidentemente non si sentiva già molto bene, tanto che a metà mattinata del 22 ottobre era dovuta tornare a casa, invitata in questo proprio dai suoi colleghi di lavoro, che avevano notato proprio che la ragazza stava chiaramente male, l'avevano invitata quindi a lasciar stare e a tornarsene a casa. E infatti Angela era quindi dal giorno prima, dal 29, in casa, malata, però pare che quella sera del 30 ottobre Angela si fosse sfebbrata, non avesse più la febbre, stava meglio, però era ancora un po' debilitata, tanto che sappiamo, perché le
lei l'aveva detto, se non sbaglio, al fidanzato, non so se l'aveva notato nel suo diario, non sarebbe andata al lavoro comunque il giorno successivo, quindi avrebbe, diciamo, completato, sarebbe arrivata poi al ponte, perché poi il giorno successivo, venerdì, sarebbe stato il 31 ottobre, poi il sabato, non avrebbe comunque lavorato, poi si arrivava però alla festa tra il 1 e il 2 novembre, che sarebbe stata una domenica, peraltro, il 2 novembre. Ora, e tra l'altro, pare, non è certo, visto le condizioni comunque della ragazza, che Sant'Angelo, almeno inizialmente, avesse in previsione del ponte dei defunti e di ogni santi, avessero avuto intenzione di fare una gita, per così dire, fuori porta. Che perlomeno fosse nei programmi, limitatamente alle condizioni di salute, di Angela. Anche Gemma Cennami non lavora quel giorno, ma non perché sia malata, perché si è presa circa 2 giorni. 2 giorni di ferie dalla clinica privata, però il giorno dopo, il primo giorno, era stato quello precedente, quindi il mercoledì, giovedì il secondo, il venerdì avrebbe dovuto invece comunque recarsi al lavoro in clinica. Quella mattina Gemma Cename si dirige pur in ferie, pur essendo in ferie nell'ambito della sua attività di ostetrica dipendente della clinica, è andata comunque a lavorare nel suo ambulatorio privato. Il signor Sant'Angelo invece è uscito, questa è di casa, una circostanza un po' anomala, questo, però in quanto pare che Domenico Sant'Angelo fosse morbosamente quasi attento alla sicurezza della figlia, per cui non la lasciava mai sola in casa. Se la moglie Gemma non era in casa, lui restava in casa con la figlia, oppure usciva solo se sapeva che ci fosse almeno Gemma con la figlia. Tuttavia, quella mattina, a quanto pare, Gemma Cename si dica al suo ambulatorio, noi sappiamo con certezza che per quanto la figlia fosse in casa, ma ammalata, Sant'Angelo esce perché si reca a trovare un suo amico, un certo, se non sbaglio, Corrado, uno dei pochissimi amici, che forse è l'unico amico che in senso stretto possiamo attribuire a Domenico Sant'Angelo, che era un commerciante che aveva un'attività da quelle non molto lontane, distante comunque da via Caravaggio, sebbene Sant'Angelo pare che si dichi in macchina, e la macchina che era una Fulvia, una Lancia Fulvia color amaranto, pare che abbia già un guasto quella mattina, però riteniamo che in qualche modo sia tornato a casa in macchina egualmente il signor Sant'Angelo, perché la macchina verrà poi ritrovata quando la strage verrà scoperta in tutt'altra zona di Napoli, in via Marina o della Marina a Napoli. Quindi il pomeriggio di quel giovedì 30 ottobre, alcuni condomini noteranno nel primo pomeriggio Domenico Sant'Angelo e Gemma Cename camminare nei pressi della palazzina. Qualcuno dirà che erano vestiti in modo particolare, quasi come se dovessero andare a un ricevimento, così alcuni testimoni diranno, però loro poi rientrano in casa, forse Sant'Angelo esce ancora per una breve commissione, ma sostanzialmente,
quel giovedì è un giovedì estremamente tranquillo per la famiglia Sant'Angelo. A casa, a casa comunque si è recato per una visita fiscale un medico dell'INAM. Angela Sant'Angelo era stata visitata il giorno prima dal suo medico di famiglia. Poi, il medico un suo superiore dell'INAM, il dottor Giuseppe De Laurentiis, che sarà un altro dei grandi protagonisti di questa vicenda, al telefono preannuncerà ad Angela la visita comunque di un medico dell'INAM che nel corso della mattinata del giovedì visiterà Angela, trovandola, diciamo, ancora debilitata ma sfebbrata. L'ultima probabilmente persona che ha un contatto con la famiglia Sant'Angelo è, se non sbaglio, una sorella di Gemma Cename. Parlano però al telefono e dirà di aver trovato la sorella, o comunque se non era la sorella, era un altro parente, però credo la sorella, dirà di averla trovata assolutamente tranquilla e serena. Sembrava che quindi nulla la turbasse. Arriviamo, lo possiamo dire con certezza, perché nella sua meticolosità diaristica, Angela Sant'Angelo, nell'ultima pagina del suo diario, che verrà trovata nel 30 ottobre, farà una notazione. L'ultima notazione che fa fissa l'orario alle 22:30, lo scrive lei. È un po' malinconica Angela Sant'Angelo perché sperava di sentire al telefono il fidanzato con cui si era sentita comunque nel corso della giornata, però avrebbe dovuto risentirlo, però il fidanzato è uscito con degli amici, forse se non sbaglio è andato al cinema, il fidanzato non la chiamata, quindi lei malinconicamente si appresta a chiudere la sua giornata, lo annota sul diario sperando di sentire il fidanzato il giorno dopo. Infatti il fidanzato chiamerà il giorno dopo. E le sue ultime frasi sono veramente struggenti perché lei dedica un pensiero a Nicola, fidanzato, dice che con lui ha conosciuto la dolcezza, l'amore, la gelosia, quindi un bellissimo pensiero quello che Angela dedica al suo Nicola nelle ultime righe che scriverà nella sua vita. Però siamo alle 22:30, quindi alle 22:30, con certezza in caso d'angelo regna ancora la pace e la tranquillità, non c'è nulla di grave in atto. Quindi noi dobbiamo ritenere che l'assassino non sia ancora arrivato in casa Sant'Angelo alle 22:30. Ora, quindi alle 22:30. Cosa possiamo dire? Però, diciamo, quindi è possibile, è probabile che l'assassino sia arrivato successivamente alle 22:30, a meno che vogliamo ipotizzare che fosse già in casa, ma non fosse qualcosa che la ragazza avesse ritenuto importante la presenza di questa persona, non fosse qualcosa che la ragazza avesse ritenuto importante annotare, era un'altra possibilità, però è, diciamo, più probabile sicuramente l'ipotesi che in quel momento di Sant'Angelo alle 22:30 fossero soli in casa. Gemma Cename sta preparando la cena, loro non hanno ancora cenato, la ragazza non cenerà, pare, perché non si sente, non ha appetito, non però nella sua stanza, lei, diciamo, in quel momento è nella sul letto matrimoniale del padre e della matrigna, quindi si trova lì, in quel momento.
Qualcosa dovrebbe però essere accaduta con certezza tra le 22:30, quando la ragazza fa questa annotazione sul diario, e le 23:30, perché una condomina che abitava al terzo piano, in Sant'Angelo e non al quarto, dirà che di essere certa che verso le 23:30 ha sentito un urlo soffocato, un grido soffocato di una donna, e poi dall'appartamento soprastante suo, che era quello dei Sant'Angelo, ha udito un pesante tonfo. A partire da quel momento, cioè dalle 23:30 fino a circa l'una, 1:30, sentirà molti rumori provenire dal piano, dall'appartamento dei Sant'Angelo, rumori di qualcuno che cammina e qualcuno che trascina qualcosa di pesante. Questi rumori cesseranno all'1:30, ma a detta di questa signora, ma anche a questo punto di una seconda condomina che abita sempre al terzo piano, in un altro appartamento, questi rumori riprenderanno dopo le 3, verso le 3:30, per protrarsi fino quasi alle 5 del mattino. Una di queste due condomini dirà proprio che la mattina, parlando col marito, che invece a quanto pare aveva dormito tranquillamente, gli dirà: "Guarda, io questa notte non ho proprio chiuso occhio, perché dal piano di sopra dei Sant'Angelo forse stanno facendo un trasloco, perché per quasi tutta la notte ho sentito dei rumori pesanti, dei passi provenire dal loro appartamento." L'altra condomina, che dalle 3:30 sentirà anche lei fino alle 5 qualcosa, dirà anche qualcosa in più: dirà di aver avuto la sensazione che contemporaneamente camminassero nell'appartamento almeno due persone, perché a suo giudizio i passi sembravano provenire contestualmente da due zone diverse dell'appartamento. E quindi due zone diverse dall'appartamento. Lì è probabile che l'assassino e il suo complice o i suoi complici siano effettivamente andati via alle 5, perché quando la strage verrà scoperta, gli orologi elettronici che erano collegati alla corrente elettrica di casa Sant'Angelo saranno fermi alle 5, ora in cui probabilmente l'assassino è andato via staccando le interrutture, perché poi, quando i vigili del fuoco entreranno nell'appartamento, troveranno l'interruttore staccato. Quindi questo è ciò che potrebbe essere, diciamo, succintamente avvenuto quella sera. Poi diremo nei dettagli quella che è stata la ricostruzione della strage, ma in realtà la strage, abbiamo detto, non viene scoperta subito. Il giorno dopo, Angela, nei giorni successivi, non si recherà al lavoro, né lo farà la matrigna Gemma Cenname. Il primo, però, comunque ad attivarsi, a cercare di mettersi in contatto con i Sant'Angelo, è il fidanzato di Angela, che, non avendola chiamata la sera prima, la chiama il giorno dopo. Nessuno risponde al telefono, e quindi lui si recherà a quel punto a casa dei Sant'Angelo, dirà suonerà al citofono e nessuno gli aprirà. Noterà però, scendendo la rampa, che la macchina del padre di Angela, la Lancia Fulvia Amaranto, non c'era al suo posto, come se la famiglia si fosse allontanata. Però comunque lui andrà, evidentemente a un certo punto troverà comunque il portone aperto, salirà al quarto piano e proverà a suonare a casa della fidanzata. Non solo non gli aprirà nessuno, ma lui avrà la percezione, come se manchi la corrente, perché non sentirà il rumore del campanello quando lui proverà a premere al pulsante. Però a quel punto lui va via.
Chi si attiva dinanzi a questa mancanza di notizie sono comunque dei parenti di Gemma Cenname. La sorella di Gemma Cenname, c'era un rapporto abbastanza stretto tra loro, come spesso accade tra sorelle, preoccupata di non avere notizie della sorella, incarica un suo figlio, che è l'avvocato Mario Zarrelli. Lui era nato nel 1900, che sarà uno dei protagonisti poi a sua volta di questa vicenda, fratello di quel Domenico Zarrelli di cui abbiamo parlato, però è il fratello maggiore. È nato nel 1931, quindi diciamo al momento dei fatti di cui parliamo a circa 44 anni, incarica il figlio di attivarsi, di recarsi a casa della zia per verificare se tutto va bene. C'è da dire che i Sant'Angelo non sono proprio una famiglia qualsiasi, in quanto il padre di Mario e di Domenico Sant'Angelo, c'è un Domenico Sant'Angelo il piccolo, c'è un terzo fratello che è un medico. Forse Mario Zarrelli era il primogenito, era una persona molto importante a Napoli, era il presidente della Corte d'Appello di Napoli, quindi un alto magistrato napoletano. Mario Zarrelli quindi si reca a casa della zia, si rende conto che a quanto pare nessuno risponde. Loro sono incerti se pensare che si siano andati via. Siano andati via per una qualche gita, però certo qua, quando arriva la giornata dell'8 novembre, sono ormai dal 30 ottobre, sono circa 10 giorni che la sorella di Gemma non ha più notizie di lei. A questo punto Mario Zarrelli si reca senz'altro a denunciare alla polizia questa mancanza, questa anomala mancanza di notizie, e a questo punto intervengono. È un sabato, l'8 novembre è un sabato. C'è chi dice che Mario Zarrelli proponga comunque di rinviare tutto a lunedì. A questo punto ci può darsi che nel fine settimana siano usciti e tornano entro il fine settimana, quindi magari che sia inutile allarmarci, sfondare la porta o altro, però pare che sia la polizia a questo punto a insistere, quindi a organizzare l'invio dei vigili del fuoco in via Caravaggio 78 a quarto piano. Questi entreranno attraverso il balcone, quindi forzando la vetrata del balcone, entreranno in casa. Appena entrato in casa il primo vigile del fuoco si agiterà immediatamente perché percepisce subito che c'è qualcosa di strano. Pare che innanzitutto ci fosse una puzza tremenda, tanto che avrà proprio un malore, se non sbaglio, questo vigile del fuoco. Poi nuta immediatamente, è buio, però facendo in qualche modo luce, si nuta immediatamente che nell'appartamento c'è sangue dappertutto. C'è sangue dappertutto e i cadaveri di Domenico Sant'Angelo e Gemma Cenere saranno poi ritrovati nel bagno patronale, perché ci sono due bagni in casa, quello che è detto, il bagno principale, poi c'è un bagno di servizio. I corpi sono stati evidentemente trascinati perché ci sono strisce di sangue dappertutto, mentre Angela Sant'Angelo viene ritrovata adagiata, sia qui avvolta in una coperta sul letto matrimoniale. Così sono stati massacrati, sono stati uccisi, colpiti con un grosso oggetto alla testa, ma sono stati anche sgozzati. Come vedremo, Angela ha ricevuto anche altri colpi. Pare che l'assassino, sembra che l'assassino si sia accanito particolarmente su Angela Sant'Angelo. Poi vedremo. Ora, la ricostruzione principale, chiaramente noi certezze in assoluto non possiamo averne, però
abbastanza altamente probabile che si sia verificata quella che è l'ipotesi che va per la maggiore della ricostruzione dell'omicidio, che tutto sia iniziato nello studio di Domenico Sant'Angelo. Anche perché nello studio di Domenico Sant'Angelo, oltre a dei mozziconi di sigarette che qualcuno ha fumato, ne viene trovato anche un bicchiere dove Sant'Angelo ha offerto del liquore a una persona che non può che essere necessariamente all'assassino. Quindi riteniamo che evidentemente l'assassino, quando è entrato in casa, è stato ricevuto da Domenico Sant'Angelo nel suo appartamento, nel suo studio privato, dove c'era anche accanto a lui, su una poltrona, su una sedia, il cagnolino Yorkshire Dick. Quindi è probabile che tutto sia iniziato lì. L'assassino deve aver quasi certamente. L'assassino ha parlato con Domenico Sant'Angelo. Noi non sappiamo per quanto tempo ha parlato, perché noi non abbiamo certezza dell'ora in cui l'assassino è arrivato. Però una cosa è certa, che alle 22:30 sembrava che dal diario di Angela Sant'Angelo non fosse accaduto nulla. E comunque, quando i Sant'Angelo verranno uccisi, non hanno ancora cenato, perché in cucina, dove verrà uccisa Gemma Cename, è pronta la cena, stava preparando dei panini, è pronta la cena, ci sono dei piatti, ci sono anche dei panini, cosa che faceva strano che stesse preparando per quell'ora i panini, e che questo sembrerebbe ricollegarsi al fatto che forse avessero effettivamente intenzione il giorno dopo di andare a fare una gita per il ponte dei defunti, ormai imminente. Non avevano cenato, quindi l'assassino, se l'assassino ha certamente colpito verso le 23:30, quando la signora che abitava al terzo piano ha sentito l'urlo e il violento tonfo, dobbiamo ritenere che quindi l'assassino fosse arrivato non molto tempo prima. Non sappiamo se discusso per un quarto d'ora, 20 minuti, mezz'ora, però possiamo collocarlo tra le 23 e le 23:30 l'arrivo, diciamo, con certezza dell'assassino in casa dei Sant'Angelo, di sicuro dopo le 22:30. Devono aver discusso, non sappiamo se l'assassino sia andato lì con l'intenzione di uccidere o se è una decisione che può aver preso sul momento in base all'andamento della conversazione. Certamente si ritiene, l'ipotesi principale vuole che l'assassino abbia per prima causa ucciso soffocandolo con una coperta, che era lì il cagnolino Yorkshire. Poi deve aver colpito pesantemente con un oggetto molto pesante. Qualcuno ipotizza una statua con un grosso basamento che doveva trovarsi lì, ma che non verrà mai, che dovesse trovarsi nello studio, ma che non verrà mai ritrovata. Colpito alla testa il Sant'Angelo. A quel punto l'assassino deve essersi recato in cucina, dove si trovava Gemma Cename, che stava preparando la cena, a dimostrazione del fatto che fosse una serata fredda, nonostante fossimo ancora soltanto al 30 ottobre, cioè in particolare che i termosifoni erano accesi e che Gemma Cename aveva in grembo una borsa dell'acqua calda per riscaldarsi ulteriormente. C'era anche comunque nei pressi un plaid, una coperta. Colpisce con questo oggetto anche Gemma Cename, però quasi certamente dai risultati dell'autopsia, Domenico Sant'Angelo e Gemma Cename al momento sono tramortiti ma non morti. Però i rumori devono aver attirato l'attenzione di Angela Sant'Angelo, perché Angela sicuramente si alza dal letto, si avvicina alla porta e forse
anche si affaccia sul corridoio, perché la stanza era vicina alla cucina, quindi deve aver sentito probabilmente l'urlo della matrigna, si affaccia e viene colpita alla fronte, proprio come se ha avuto in quel momento uno scontro frontale con l'assassino che mentre lei si avvicinava al corridoio, le è andato incontro verso la stanza da letto. Forse abbozza anche una difesa, perché sarà l'unica che avrà delle ferite che possiamo definire da difesa alla mano o al braccio, però secondo i medici legali, secondo l'autopsia, Angela Sant'Angelo, quando verrà colpita al cranio con questo oggetto contundente, forse una statuetta, e a differenza del padre della matrigna, muore, è già morta con questo colpo. Ciò nonostante, l'assassino non vuole correre rischi, e quindi che fa? A questo punto l'assassino torna sui suoi passi e fa un macabro secondo tour, con un coltello che non verrà mai trovato e che forse ha trovato in casa, un coltello da cucina, sgozza Domenico Sant'Angelo, Gemma Cername e anche Angela Sant'Angelo. Ma su Angela infligge anche due coltellate all'addome. Non si capisce perché lo faccia, forse perché comunque vuole ulteriormente sincerarsi che Angela sia effettivamente morta. Non c'è altra spiegazione plausibile per questo, a meno che noi non vogliamo proprio ipotizzare che lui abbia volutamente voluto accanirsi su Angela Sant'Angelo, e questo farebbe quindi a questo punto propendere che l'obiettivo della strage fosse Angela, però è un qualcosa che va anche un po' leggermente, è una cosa che può essere, anche se è un fatto oggettivo che tutto inizia da Domenico Sant'Angelo, l'assassino uccide con certezza lui per primo, quindi l'assassino interagisce con Domenico Sant'Angelo, va per interagire con Domenico Sant'Angelo e lo uccide, e quindi forse uccide Gemma e Angela perché a quel punto deve ucciderli per forza in quanto testimoni. Questa è una prima ipotesi. Tuttavia, il fatto che abbia ucciso per primo Domenico Sant'Angelo in assoluto non può escludere che, ciononostante, lui avesse un legame con Angela o con Gemma, perché è possibile che il legame lui lo avesse in modo particolare con una delle due donne, ma che comunque dovesse parlare per un qualcosa di grave con Domenico Sant'Angelo, che era pur sempre il padrone di casa, il capofamiglia. Ora, lui, dopo questa mattanza, trascina innanzitutto Domenico Sant'Angelo, lo trascina per i piedi e lo porta, e lo adagerà nella vasca da bagno, a faccia in giù. Stranamente, Domenico Sant'Angelo verrà ritrovato a torso nudo. Non si capisce bene quindi perché l'assassino spogli parzialmente Domenico Sant'Angelo. È impossibile da escludere che Domenico Sant'Angelo abbia ricevuto in quelle condizioni l'assassino, perché non rientrava nel suo stile di persona estremamente schiva e riservata. E poi, l'abbiamo detto, era una serata fredda, c'erano i termosifoni accesi in casa, quindi non ha senso che si accendessero i termosifoni in una giornata in cui uno degli abitanti della casa potesse stare addirittura a torso nudo. Lui, questo è importante dirlo perché gli inquirenti si faranno subito l'idea, per il modo in cui è avvenuta la strage, la mattanza, e per il fatto che l'assassino ha trascinato almeno due corpi, che fosse una persona abbastanza forte fisicamente. In realtà lui, l'assassino, nel trascinare Domenico Sant'Angelo, sicuramente fa invece una certa fatica nel trascinarlo, perché nella scia che lascia sul pavimento è evidente il fatto che lui a un certo punto si è fermato come se, per riprendere fiato, come se avesse
il fiatone avesse fatto uno sforzo enorme, poi comunque riesce a trascinarlo la vasca da bagno, ma la fatica fatta nel trascinare Domenico Sant'Angelo gli serve in qualche modo da lezione, perché poi quando dovrà trascinare per portare nella vasca da bagno Gemma Cennabe, lui a questo punto lo fa in maniera diversa, non lo fa più come ha fatto con Domenico Sant'Angelo, prendendola per i piedi e trascinarlo, ma invece l'avvolge in una coperta e tira la coperta. In questo modo il corpo di Gemma Cennabe scivola sul pavimento in maniera più agevole per l'assassino e la porta anch'essa nella vasca da bagno, dove in realtà lui porterà avvolto nella coperta il cagnolino. Tuttavia, quando si scoprirà la mattanza, inizialmente nessuno nota la presenza della vasca del cagnolino che è scivolato giù sotto i corpi dei due umani. Nel frattempo già era un cagnolino di piccole dimensioni. Dopo 8-9 giorni si era rimpicciolito ulteriormente, tanto che veramente loro nel primo tempo diciamo, non avevano proprio notato la presenza del cagnolino nella vasca, nessuno inizialmente se ne accorgerà. Perché invece l'assassino si comporta diversamente con Angela Sant'Angelo. La adagia, avvolge in una coperta, ma la adagia sul letto matrimoniale. Perché le riserva un diverso trattamento? Non è facile dirlo. Innanzitutto, perché l'assassino ha messo nella vasca Domenico Sant'Angelo e Gemma Cennabe? Lo fa perché, tra l'altro, lui lo fa diciamo, le ragioni possono essere diverse. Alcuni ipotizzeranno che sia stato uno sfregio ulteriore, ma non è questa la tesi prevalente. La tesi prevalente è che l'assassino lo abbia fatto per cercare di ritardare il più possibile diciamo, che il crimine venisse scoperto. Tant'è vero che lui riempirà d'acqua la vasca quando verrà scoperta la strage, c'è ancora un certo filo d'acqua nella vasca. L'acqua fredda ritarderà quindi il processo di decomposizione, di putrefazione dei cadaveri, quindi lui cerca di ritardare la strage, tra l'altro, e chiuderà tutte le porte dell'appartamento, le varie porte dell'appartamento, quindi il bagno, la camera matrimoniale dove si trova Angela. Angela invece, ciononostante, viene lasciata là anche se la porta viene chiusa. Perché lo fa lui? Non perché non ci fosse più spazio, non può essere stata la decisione dell'assassino quella che nella vasca non c'era più spazio per un terzo corpo. Perché se avesse voluto, avrebbe potuto mettere Angela Sant'Angelo nella vasca che era presente nel bagno di servizio. Quindi, però lui non lo fa, la lascia lì. Non sappiamo quindi qual è stato il motivo. Si è accontentato di chiudere a chiave la stanza matrimoniale, lascia Angela là. L'assassino fa comunque ancora un'altra cosa abbastanza interessante, importante. Lui si intrattiene. Non sappiamo se sia andato via e sia ritornato, se è possibile che abbia fatto questo, però una cosa è perché tra l'una e mezza dei tre, tre e mezza, quindi per un'ora e mezza, 2 ore, sembrerebbe, a detta dei testimoni, che i rumori cessino dal piano di sopra. Quindi può essere che sia andato via e sia verso l'una e mezza sia ritornato tra le tre e le tre e mezza, oppure dobbiamo ritenere che è rimasto in qualche modo nell'appartamento, ma senza più far rumore, e che abbia forse poi ripreso la sua attività di cancellazione delle tracce a far rumore da solo in compagnia di una o due persone tra le tre e mezza e le cinque. L'assassino quindi comunque che sia andato via o sia sempre rimasto fino alle 5 in casa, è rimasto per parecchie ore. Forse ha cercato qualcosa, forse cercava qualcosa. Apparentemente però
L'assassino lascia tracce di un'attività di ricerca, di aver frugato qualcosa, solo nella stanza di Angela Sant'Angelo. Ora non è chiaro se lui se ci fosse più di un diario, perché tra le notizie che si possono trovare c'è anche il fatto che abbia portato via un diario. Ora è possibile che ci fosse un secondo diario e che lui l'abbia effettivamente portato via, oppure è una notizia non esatta che si trova, perché c'è però un fatto che è certo: un diario verrà trovato di Angela Sant'Angelo, perché sappiamo, nella sua ultima pagina, il 30 ottobre, scriverà quel pensiero di cui abbiamo parlato, scriverà che si sono fatte le 22:30, sono stanca, vado a dormire, però dedica un ultimo pensiero a Nicola. E in questo diario saranno strappate, nei giorni relativi ai giorni precedenti, circa 10 pagine, cioè 10 giorni del diario che viene trovato di Angela Sant'Angelo sono strappati. Perché lo faccia l'assassino? Non lo sappiamo. L'assassino può aver effettuato in casa un'attività di depistaggio. Questo non è assolutamente da escludere, perché verranno, ad esempio, trovati nell'appartamento dei mozziconi di sigarette, alcuni mozziconi di sigarette accesi e quasi per nulla fumati, come se l'obiettivo dell'assassino era far credere che lui fumasse quel genere di sigarette. Verranno ritrovate, ad esempio, delle sigarette di marca Gitane. Se in casa l'unico che fumava, in casa Sant'Angelo, era Domenico Sant'Angelo, ma non fumava quelle sigarette. Viene ritrovata un'impronta di sangue, che potrebbe essere di taglia 42, non siamo certissimi. Poi su questa. Su questa impronta di scarpa c'è una delle grosse diatribe legate al caso della strage di Via Caravaggio, circa il momento in cui effettivamente viene lasciata. È possibile che l'assassino, nell'ambito della sua attività di depistaggio, abbia cercato di spostare l'attenzione su Angela Sant'Angelo, strappando le pagine del diario, facendo credere che lì ci fosse qualcosa di grave, di serio, e invece non fosse vero. È una ipotesi che non possiamo escludere, così come però è possibile che invece l'obiettivo dell'assassino fosse qualcosa che riguardasse Angela e che in quelle pagine invece ci fosse effettivamente qualcosa di importante che l'assassino ha portato via con sé. Perché Angela possa essere un possibile movente alla base dell'omicidio, c'è una circostanza che è veramente anomala per essere una semplice coincidenza, e cioè che pochi giorni prima della strage, al lavoro a Linea, Mangela era stata vista dai suoi colleghi abbastanza visibilmente turbata, molto molto turbata, tanto che uno dei suoi colleghi gli dirà: "Ma Angela, che succede? Sei preoccupata per qualcosa? Col fidanzato non va bene?" Anche perché sapevano che Angela e Nicola avevano in programma un matrimonio, e Angela dice: "No, no, no, ma che Nicola è un bravissimo ragazzo." Gli chiedono se e allora c'è qualcosa che non va con i parenti, e lei dice: "No, non è chi li vede mai i parenti, tutto a posto." Insomma, incalzata dal collega, a quel punto Angela, quando gli dirà: "Dai, ma che se allora sei preoccupata per il matrimonio, che qualcosa non vada bene per il matrimonio dell'organizzazione", dice, ma che lei risponde: "Ma che matrimonio è matrimonio? Io un giorno di questi morirò sgozzata." Ora, se Angela ha pronunciato questa frase giusto per buttarla lì, accentuando quella che era una preoccupazione più banale, È strano, però, è strano.
Bisogna dire, Angelo, che sarebbe una coincidenza estremamente, veramente strana, cioè se l'è tirata allora, diciamo, potremmo dire in termini volgari. Certo è che incalzata però dal collega, Angela dice, ulteriormente incalzata da questo collega, Angela dice, aggiunge però qualcosa, dirà, c'è un certo ingegnere che mi fa paura. Nomina questo ingegnere. Come vedremo tra i possibili, le tre celebri, famose piste, tre e mezza, diciamo, volendo poi aggiungere un'altra, c'è un ingegnere, però c'è veramente un ingegnere in questa storia. Ora, il giorno dopo la strage verrà scoperta, quindi a seguito dell'attivarsi della sorella di Gemma Cerme tramite il figlio avvocato Mario Zarrelli l'8 novembre. Però, secondo un vigile urbano che era in servizio a Napoli il giorno dopo la strage, quindi se non sbaglio, non voglio dire sciocchezza, è proprio il giorno dopo, cioè venerdì 31 ottobre. Però sono dichiarazioni che le dico perché fanno parte della storia di questa vicenda, ma che in realtà non possono essere ritenute certe, perché poteva essere qualche giorno prima, qualche giorno dopo, chi può veramente escluderlo. Per un vigile si disse certo, bisognerebbe avere gli atti per capire perché lui si disse certo, gli atti processuali ovviamente noi non li abbiamo, si disse certo che la sera del 31 ottobre, quando sicuramente la strage era avvenuta, noi perché sappiamo? Tenuto conto che è stata scoperta l'8 e tenuto conto che i medici legali non poterono fissare un giorno preciso, circa il giorno in cui era avvenuta la strage, perché noi diciamo che la strage è avvenuta tra la notte tra il 30 e il 31, perché il 31 di mattina presto il fidanzato di Angela si attiva telefonicamente recandosi personalmente e nessuno gli apre e la macchina non c'era più. Via. Quindi non, per questo noi diciamo che questa famiglia è stata sterminata sicuramente nelle ultime ore di giovedì 30 ottobre. Ma venerdì 31 ottobre un vigile che era in servizio nella piazza antistante, nella zona di via Caravaggio, dirà di essere certo, e non so come, Angelo, perché io come avvocato diciamo trovo anomalo questo fatto, lui dirà di essere certo, forse conosceva la casa di Sant'Angelo, di aver notato che una delle finestre dell'appartamento di Sant'Angelo era illuminata. C'era la luce accesa in piena notte. Questo che cosa? Se fosse vera questa notizia, sul quale io ho personalmente molti dubbi, in udienza avrei sicuramente, se fossi stato un avvocato della difesa, avrei incalzato notevolmente il vigile. Per capire perché lui, in che modo lui innanzitutto fosse certo della giornata e come faceva a dire che quella luce fosse dall'appartamento di Sant'Angelo. Però la storia è questa. Un vigile dirà che nella tarda serata o nella notte, quasi notte del 31 ottobre, lui disse di essere certo di aver visto una luce accesa nell'appartamento di Sant'Angelo. Questo ha fatto sì che una delle teorie degli inquirenti era che l'assassino fosse ritornato da solo o in compagnia di qualcun altro, più, anzi con certezza in compagnia di qualcun altro, e avesse lasciato nell'ambito dell'attività di depistaggio volutamente nel sangue presente sul pavimento della cucina, che evidentemente non si doveva essere ancora asciugato. Questa era una delle armi che la difesa sosterrà dicendo che non sarebbe stato possibile, un'impronta di una taglia di scarpa 42 per far credere che quindi l'assassino non potesse essere una persona di alta, di grandi dimensioni, come quella che verrà immediatamente sospettata all'inizio. Questo lo dico e non sappiamo se fu realmente un depistaggio o meno, però fa parte della storia. Nel processo di primo grado che si concluderà con la condanna dell'indiziato, di cui parleremo prestissimo,
verrà ritenuto un depistaggio, cosa che io qualche volta ho ipotizzato che qualcosa di simile possa essere avvenuta in via Puma con la famosa macchia di sangue che l'assassino in maniera inspiegabile avrebbe lasciato sulla porta pur avendo pulito a lungo dall'appartamento quasi e che ha indirizzato sin dall'inizio l'inchiesta di via Puma in base al gruppo sanguigno, escludendo una serie di persone che non corrispondevano a quel presunto gruppo sanguigno. Io mi sono chiesto, e chissà se quella macchia di sangue fosse davvero quella dell'assassino, non fosse stata diciamo, lasciata lì con quella stessa logica che gli inquirenti attribuirono all'impronta di scarpa sul pavimento macchiato di sangue in via Caravaggio. Abbiamo detto quindi che l'assassino ha fugato in casa di Angelo, abbiamo detto nella stanza di Angela Sant'Angelo, abbiamo detto come presumibilmente debba essersi mosso, abbiamo un testimone che abitava nei pressi, non so se in quel complesso o comunque nei pressi, sarto. Famoso sarto Laudicino, che verso l'1:30 rientrava a casa, e questo vuole, e se fosse, se lui ha visto realmente l'assassino, se la sua testimonianza era esatta, questo significa, avvalorerebbe l'ipotesi che l'assassino all'1:30 sia andato via in un primo momento da casa e poi sia ritornato, a meno che fossero in due e uno solo dei due si sia allontanato. Vide arrivare verso di sé una Lancia Fulvia Amaranto, guidata come un pazzo che quasi stava facendo uno scontro frontale con lui, e vide qualcuno che guidava l'auto. Lui dirà in un primo momento di non essere assolutamente in grado, neanche se gliel'avessero fatto vedere, di riconoscere chi la guidava, salvo poteva solo dire che gli era sembrato un individuo con una grandissima testa e che sembrava veramente di grosse dimensioni. Poi, quando gli inquirenti fin dall'inizio si indirizzeranno su Domenico Zarrelli, gli faranno fare un riconoscimento nella famosa stanza degli specchi, dove misero in una stanza con tanti specchi Domenico Zarrelli, e dall'altra parte però gli specchi erano trasparenti, diciamo, c'era appunto il sarto dall'altra parte, e gli chiesero, lui, e il sarto che in precedenza aveva detto: io ho visto uno con una grandissima testa, forte fisica, che mi sembrava veramente massiccio, ma se me lo mostrate forse non saprei in grado di riconoscerlo. Invece, in questo riconoscimento non ebbe dubbi nel dire sì, è lui la persona che ho visto. Quindi questo farà scattare, ovviamente però per fare questo gli inquirenti già sospettavano di Zarrelli per averglielo mostrato. Perché gli inquirenti sospettano fin dall'inizio di Zarrelli? Ora, Angelo, e mi rivolgo agli spettatori che forse sanno dell'ultimo colpo di scena avvenuto molti anni dopo in questa vicenda, nel 2014, quando verrà trovato sui reperti da scena del delitto un DNA che si ritenne appartenere con certezza a Domenico Zarrelli. Ora dico questo. E lo dico da avvocato penalista, a prescindere dalla questione se Zarrelli fosse stato o meno, per le sentenze definitive della giustizia italiana, Zarrelli non è stato l'assassino, perché, come vedremo, verrà assolto in via definitiva. Ma a prescindere, ora che sia tenuto conto di questo strascico del 2014 del DNA, che sia stato o meno lui, con certezza Zarrelli viene inquisito e processato in primo grado nell'ambito di un processo che è definibile indiziario proprio da manuale, senza una vera e propria prova, se escludiamo la testimonianza del sarto Laudicino, inficiata però da un riconoscimento avvenuto in maniera assai discutibile, mettendoli una sola persona da vedere,
E dopo che comunque aveva detto, guardate che se anche me lo mettete davanti, io non lo riconosco, invece poi messo lì davanti, immediatamente, dice, ah no, 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 è proprio lui. Nei confronti di Domenico Zarrelli, il capo di imputazione, il sospetto, è l'ombrosiano, cioè nel senso che gli inquirenti puntano Zarrelli senza avere nulla di concreto contro di lui, ma solo perché corrisponde in pieno all'idea che loro si sono fatti di come dovesse essere l'assassino. Innanzitutto loro si erano convinti, per come si era mosso l'assassino nella casa, che dovesse essere una persona molto forte fisicamente, alto e forte, per aver trascinato i cadaveri, per averli uccisi a mani nude, cioè con l'oggetto contundente, averli poi trascinati. Sebbene nella ricostruzione noi sappiamo con certezza che invece l'assassino nel trascinare i corpi pare che in realtà abbia avuto una serie di difficoltà. Tra l'altro, alcuni nella ricostruzione dei colpi inferti con l'oggetto contundente che non verrà mai trovato, diranno che per come erano posizionati i corpi inflitti alla testa alle vittime, forse l'assassino non doveva essere poi così tanto alto. Lo aggiungiamo. Ma Domenico Zarrelli sembra corrispondere in pieno all'idea che, diciamo, se nell'ambito delle persone vicine alle vittime ci doveva essere una persona che corrispondeva a un certo identikit psicologico prima ancora che fisico, Domenico Zarrelli corrispondeva in pieno. Perché? Perché corrispondeva in pieno? Perché era veramente un individuo all'epoca giovane di una grande forza fisica, alto. Lo dico Angelo, però non è provato, è perché, ripeto, è tutto indiziario il quadro contro di lui. Giravano voci che Domenico Zarrelli fosse, che era uno studente fuori corso all'Università di Napoli, si era iscritto in primo momento a medicina, cosa che giocherà contro di lui quando verrà ritenuto che l'assassino potesse avere una qualche nozione di medicina solo perché aveva dato quei colpi all'addome a Angela Santangelo per verificare se fosse o meno viva, ma molti medici legali diranno in seguito che diciamo, quell'attività poteva essere compiuta anche da chi non aveva particolari nozioni di medicina. Dicevo, Domenico Zarrelli aveva fama di essere un picchiatore fascista, che fosse iscritto al movimento giovanile universitario del Movimento Sociale Italiano, che per i più giovani che ci stanno ascoltando, forse non sanno, era il partito di estrema destra neofascista che esisteva nella Prima Repubblica Italiana, di cui, diciamo, l'attuale movimento politico di Fratelli d'Italia è, diciamo, discendente, diciamo, chiusa questa breve parentesi, aveva fama di essere un dittatore fascista, ma non era provato, anzi lui contesterà proprio di essere mai stato iscritto al movimento sociale. Era un soggetto che aveva dei precedenti violenti, addirittura uno estremamente preciso e diretto nei confronti di una delle vittime, la zia Gemma Cennami. Perché quando gli inquirenti frugheranno nell'ambulatorio privato di ostetricia di Gemma Cennami, dove troveranno una serie di situazioni, verrà trovato anche c'è una cosa che dovremmo dire a questo proposito dell'ambulatorio privato. Comunque sia, quando andranno lì a fare la perquisizione, troveranno una querela che la signora Gemma Cennami aveva preparato, era pronta in tutto e per tutto, ma non aveva evidentemente mai depositato, perché evidentemente all'ultimo momento ci aveva ripensato, nei confronti del nipote, di un'aggressione violenta che aveva subito dal nipote, che gli aveva fratturato delle vertebre. Forse nella querela la signora faceva riferimento anche al motivo dell'aggressione, perché fatto sta che immediatamente gli inquirenti si convincono che
Domenico Zarrelli, fosse abituato da parecchio tempo a ricevere soldi dalla zia e che forse una volta sposatasi la zia aveva smesso di passargli. Tanto più che Domenico Zarrelli ha uno stile di vita estremamente dispendioso, è proprio quello che possiamo definire un gaudente. Ora, questa è l'unica, diciamo, del quadro che si fa, l'ombrosiano, che si attribuisce a Domenico Zarrelli, questa è l'unica cosa certa che lui stesso non ha mai negato. Domenico Zarrelli era un uomo a cui piaceva la bella vita. Aveva per fidanzata una bellissima mulatta giamaicana, ballerina da night, alla quale però, nei confronti della quale si era resa responsabile di un'altra aggressione, tanto che questa a un certo punto spaventatissima, terrorizzata dall'aggressione che sta subendo lui, era fuggita di casa nuda dall'appartamento pur di salvarsi dall'aggressione di Domenico Zarrelli. Domenico Zarrelli quindi ha questo quadro di essere un soggetto fisicamente forte, di essere, diciamo con certezza, un soggetto violento perché certa l'aggressione alla fidanzata e dobbiamo ritenere, almeno è impossibile che la zia se lo fosse inventata nella querela, aveva aggredito la zia. Sembrerebbe che ricevesse denaro dalla zia, forse era un soggetto picchiature per motivazioni politiche, insomma, sembrava proprio essere un soggetto, un pessimo soggetto. Ma in realtà, al di là di questa descrizione, quando si andava poi nel concreto per inquisire Domenico Zarrelli, non si aveva nulla. Salvo due cose, la dichiarazione del sarto Valdicino che lo riconosce e che però poi nel corso degli altri gradi di giudizio verrà in qualche modo smontata, è il fatto che gli viene chiesto l'alibi a Domenico Zarrelli. Tu che cosa hai fatto la sera di giovedì 30 ottobre? E qui, Angelo, si innesta uno degli altri, diciamo, un fatto veramente interessantissimo per, diciamo, dal punto di vista criminologico, perché noi non sappiamo esattamente come siano andate le cose, no? Domenico Zarrelli dà un alibi, dice: io sì, alle 8:30 con la fidanzata mi sono recato al cinema Agadir di Napoli, dove davano il famoso film Amici miei, che è entrato nella storia del cinema italiano. In taxi, con la ho raggiunto il cinema in taxi con questa fidanzata. Ora, a quanto pare, l'alibi è falso, cioè in realtà quelli era una coppia che non passava certamente inosservata, no? Questo omone con una bellissima mulatta giamaicana. Il personale del cinema dirà: sì, loro sono venuti, ma sono venuti il giorno dopo. Quindi non il 30 ottobre. Quindi Zarrelli ha mentito ed è senza alibi. Zarrelli rivendicherà a sua difesa, paradossalmente, questo fatto. Dirà: ma se io sono l'assassino, non posso non sapere che la strage è avvenuta dopo le 22:30, tra le 23. E quindi che ho detto a fare che sia andato al 30 o al 31, che ho detto a fare che sono andato al primo spettacolo delle 20:30, perché avrei potuto vedermi tranquillamente il film, accompagnare a casa la Thompson, perché così si chiamava Maria Thompson, la giamaicana, la ballerina. E poi andare a casa di mia zia e commettere la strage. Lui, queste sono, che ti sto dicendo, sono proprio parole testuali che in un'intervista dirà Domenico Zarrelli. E dice: e dovevo essere così stupido a dare un alibi del genere, quando potevo tranquillamente vedermi il film, accompagnare a casa la ragazza e andare da mia zia, chiedere i soldi e poi, come non me li hanno dati, perdere la testa e commettere la strage.
Ha una sua logica il ragionamento di Domenico Zarrelli, che però non lo salva dal fatto di essere poi, alcuni mesi dopo, arrestato. Lui si farà 5 anni di carcere, più 6 mesi di domiciliari, prima di uscire definitivamente dalla vicenda da innocente. Lui è anche vero che potrebbe essere una mossa veramente astuta quella di dare un alibi talmente assurdamente falso da dire allora questo è proprio innocente perché non può essere così stupido da non sapere a che ora se lui l'assassino non poteva non sapere a che ora l'assassino ha avvenuto l'omicidio. Potrebbe essere però una mossa psicologica molto astuta da parte non dico di Domenico Zarrelli ma di un assassino inventarsi un alibi così palesemente falso. Noi non possiamo escludere che nulla, diciamo. Fatto sta che Domenico Zarrelli, sulla base di questo, cioè di un alibi che non è un alibi, e del riconoscimento del sarto, più questi precedenti di violenza che lui certamente ha, lo portano ad essere l'unico imputato di questa storia, di questa vicenda. Sintetizzando, Domenico Zarrelli verrà condannato, se non sbaglio, proprio all'ergastolo in primo grado, poi cioè, sarà assolto forse con insufficienza di prove, condannato all'ergastolo in appello. Poi la sentenza di, la Cassazione annullerà la sentenza, verrà fatto un nuovo giudizio di appello che lo assolverà, dove lui sarà difeso da, quindi lui viene condannato in primo grado, assolto in appello, la Cassazione annulla la sentenza, viene celebrato un nuovo processo d'appello dove lui verrà, che si celebrerà però a questo punto a Potenza, non più a Napoli, verrà difeso da uno dei più grandi avvocati penalisti. Non solo napoletani ma italiani, Alfredo De Marsico, un personaggio che fa parte, che si aggiungerà a quel punto al team. Lui era difeso dall'avvocato Coppola, un altro famosissimo avvocato napoletano. Però nel processo di appello lui verrà difeso, dopo l'annullamento della Cassazione, verrà difeso, si aggiungerà alla difesa Alfredo De Marsico, che era stato tra l'altro l'ultimo ministro della giustizia del governo Mussolini nel 1943, tant'è vero che prese parte alla famosa seduta del Gran Consiglio del 25 luglio, dove sarà tra quelli che voteranno l'ordine di Dino Grandi per far contro quindi Mussolini. Passato alla storia perché la sua ultima arringa in Cassazione la farà addirittura a 92 anni nel processo per il Circeo come difensore di Izzo. E poi la Cassazione confermerà definitivamente l'assoluzione. Quindi Domenico Zarrelli esce per il momento di scena, riceverà anche un risarcimento di 1 miliardo e di 1.400.000 euro in seguito dallo Stato italiano per l'ingiusta detenzione sofferta ed esce per il momento di scena da questa vicenda. Quindi chi ha ucciso, chi ha fatto questa strage? Altre due ipotesi storicamente sono state fatte. Il primo ho detto 2,5, lo dico subito, cioè una ipotesi che però veramente è suggestiva, non ha mai trovato un reale supporto, è che ci potesse essere una vendetta dei familiari della prima moglie di Domenico Sant'Angelo che gli attribuivano evidentemente non la fatalità, ma l'aver dolosamente provocato la morte con questa iniezione sbagliata, perché evidentemente lui aveva già un rapporto sentimentale con Gemma Cenna, che d'altronde sposa veramente poco dopo essere rimasto vedovo, diciamo, no? Sì, ti posso interrompere un attimo. Allora, no, Dimmi, dimmi. finora ti lascio parlare e continuerò a lasciarti parlare, però ti pregherei la prossima volta per favore di mettere delle cuffie perché si sente un rimbombo ogni volta che inizio a parlare. Vabbè, apro e chiudo la parentesi. Il discorso è questo, come tu hai spiegato in maniera magistrale, quella sera vi è stata proprio una vera e propria strage. Possibile che
un errore umano, perché diciamo che lui ha, tu hai spiegato, no, che gli ha fatto tramite un'iniezione, la moglie è morta perché lui ha sbagliato, non perché avesse la volontà di ucciderla. È possibile che alcuni parenti si siano vendicati così duramente per una cosa del genere? Io infatti ho detto due e mezzo, altri due scenari e mezzo, proprio perché in realtà questa ipotesi storicamente è stata fatta, ma non ha trovato il minimo credito da parte degli inquirenti, si è anche detto questo fatto, ma è più una diceria che una vera e propria pista. Le vere piste alternative a Domenico Zarrelli saranno soltanto due. Una porta alla criminalità organizzata, l'altra a un altro soggetto privato e riconducibile ad Angela Sant'Angelo. Ora, perché si è pensato alla criminalità organizzata, in particolare la 'ndrangheta? Perché i Sant'Angelo possedevano, penso fosse di Domenico Sant'Angelo, non ho certezza, ma credo che fosse sua, possedevano una villa in campagna che avevano affittato a un tizio che si è rappresentato come un ingegnere, ingegner Turro, di origini calabresi. In realtà i Sant'Angelo, nel momento in cui gli affittano la casa, non sanno che questo forse non è pure un ingegnere, ma è un sedicente ingegnere, e che è un soggetto pericolosissimo legato alla 'ndrangheta, tant'è che poi, quando il caso esploderà e si cercherà di percorrere in qualche modo anche questa pista, lui sarà, si troverà in un carcere in Calabria, questo Turro. Hanno affittato la villa a Turro, il quale però a un certo punto questo Turro non paga l'affitto che doveva ai Sant'Angelo, ed è anche e non dà più notizie di sé. Domenico Sant'Angelo si rivolge all'avvocato di famiglia, che è Mario Zarrelli, il fratello di chi sarà poi considerato il principale responsabile della mattanza, quindi il fratello maggiore Mario Zarrelli, chiedendo un consiglio per come avrebbe dovuto comportarsi, e Mario Zarrelli gli darà un consiglio estremamente pratico, dice: vai là, cambia la serratura e basta. E quindi Domenico Sant'Angelo, con Gemma Cename, si reca in questa villa in campagna per fare questa operazione, ma pare d'obbligo, perché non c'è certezza di questo, che loro, quando poi aprono per fare questa operazione, scoprono all'interno della villa, della villetta, delle tracce di qualcosa di inquietante che può esservi avvenuto, perché ci sono manette, corde, brandine che non avrebbero dovuto esserci. Sembrerebbe che lo scenario di un sequestro di persona, cioè come se in quella casa fosse stato sequestrato e forse persino ucciso qualcuno. Ora, secondo, quindi avrebbero visto qualcosa che non dovevano vedere? Dico subito che io non credo a questo fatto, perché se l'andrangheta, a mio parere, non può aver ucciso i Sant'Angelo perché hanno visto qualcosa che non dovevano vedere, perché questo accade quando l'accusa avviene in maniera fortuita, cioè ci sono stati dei casi di poveracci che si sono trovati a passare nel momento in cui la mafia stava uccidendo qualcuno e sono stati poi tolti di mezzo come testimoni scomodi. Ma qui le tracce del presunto sequestro di persona avvenuto in quella villetta erano state lasciate da Turro o da eventuali suoi complici. Quindi, se loro non volevano che qualcuno scoprisse che la villa fosse stata in quel periodo utilizzata come base di un sequestro, non avrebbero fatto trovare manette, corde, brandi, avrebbero portato via tutto. Quindi, a mio parire, non può essere che i Sant'Angelo siano stati uccisi per aver visto qualcosa che non dovevano vedere. Qualcuno però dirà: no, in realtà loro sono stati uccisi perché, una volta scoperto questo e non avendo comunque voluto rinunciare ai soldi che dovevano avere, hanno contattato Turro per avere questi soldi e hanno forse chiesto molto di più, dicendo: guardate che noi abbiamo visto che là c'è qualcosa di strano, altrimenti andiamo alla polizia.
Ora è vero che a volte le persone hanno dei comportamenti veramente sui generis e anomali, quindi noi non possiamo escludere pur di fare dei guadagni, degli incassi. Ora, io, come ho detto in molti video di cui ci siamo occupati in altri casi, via come altro, io non dico mai, no, io questa ipotesi la escludo a priori, io non escludo che Domenico Santangelo e Gemma Cerna, ma per avidità, possano aver fatto una cosa del genere. La ritengo però veramente, veramente estremamente improbabile. Perché comunque non si trattava di due persone completamente sprovvedute. Gemma Cerna era un'ostetrica, lavorava in una clinica privata, Domenica Sant'Angelo addirittura un ufficiale della Marina Mercantile. Come potevano non sapere? Nati e cresciuti in una realtà come Napoli. Tra l'altro stiamo parlando della Napoli del 1975, quindi la Napoli proprio della camorra più feroce del Novecento, era un suicidio fare una cosa del genere, cioè ricattare loro. Non so se sapessero che Turro fosse un referente dell''Ndrangheta, però avevano capito che evidentemente, sposando questa tesi, che era un soggetto collegato alla criminalità organizzata, che fosse l''Ndrangheta o che fosse la Camorra. Cioè credere che, tra l'altro, non abbiamo detto che i testimoni e i parenti, perché verranno sentiti diversi parenti, un fratello e un padrino di Domenico Santangelo, ma lo diranno anche a altre persone che in qualche modo li conoscevano dal palazzo. Domenico Santangelo venne definito come una persona estremamente paurosa, cioè proprio il classico fifone da manuale, tant'è che non apriva proprio a nessuno se non sapeva chi stava entrando in casa, si accertava se lo stesso portinaio, che pure lo conosceva, non lo faceva entrare, lo faceva restare. Il fidanzato di Angela, Nicola, pare che non entrasse mai in casa, resta, tant'è vero che Angela parlava, quando andava a trovarla a casa, parlava con lui sul pianerottolo, seduti sulle scale, non lo faceva entrare in casa. Quindi, che un soggetto che venga dipinto in questo modo, assieme a una donna come Gemma Cennami, che dal quadro che abbiamo saputo, a prescindere che fosse stata o meno amante, tra virgolette, incestuosa del nipote di Domenico Casarredi, pare che fosse stata comunque l'amante di un ufficiale delle forze armate, sposato, cioè, quindi non era proprio una sprovveduta, una stupida, che si fossero lanciati in un'operazione del genere. Io la trovo veramente un'ipotesi estremamente limite, quella di Turro. Tra l'altro, che cosa avrebbe fatto Domenico Santangelo, individuo così pauroso? Avrebbe dato appuntamento, cioè lui che non lasciava per un attimo sola in casa la figlia, che non voleva assolutamente, in maniera quasi morbosa, era protettivo nei confronti della figlia e faceva entrare due soggetti così pericolosi a tardore in casa sua, alla presenza della figlia e della moglie. Se voleva avere un appuntamento per chiedere o esigere soldi, forse lo avrebbe fatto, a volergli attribuire questa avidità folle, lo avrebbe forse fissato in un bar o per strada. Cioè, non credo che avrebbe fatto entrare quasi a mezzanotte in casa sua, con la figlia in casa, due soggetti che a quel punto lui non poteva non sapere che fossero pericolosi. L'ultima cosa che dico riguardo la pista Turro, a sostegno della pista Turro, c'è che sulla scrivania di Domenico Santangelo sarà trovato in evidenza un biglietto con il numero di numero di telefono riconducibile a Turro. Qualcuno dirà che anche questo è stato un depistaggio di altre persone, però è certo che sulla scrivania verrà trovato questo fatto. L'ultima cosa è che Turro, quelli della Questura di Napoli, comunque, su indicazione di Mario Zarrelli, proveranno a sentirlo. Per 3 volte si recheranno a sentirlo e lui per 3 volte rifiuterà
di rilasciare qualunque dichiarazione senza la presenza dell'avvocato e non prenderanno neanche le sue impronte digitali per confrontarle con quelle che devono essere state trovate sulla scena del delitto, anche se l'assassino ha usato anche dei guanti, diciamo, però ha bevuto il bicchiere, il liquore, dove verranno trovate però delle impronte parziali, per cui tra i capi di imputazione di Zarrelli non ci sarà la prova che le impronte sul bicchiere saranno proprio le sue, perché queste impronte saranno parziali. Certo, loro non ci provano. Nel momento però in cui decidono di seguire in maniera più stringente la pista turno su indicazione di Mario Zarrelli, i poliziotti si fermano perché è scattato il provvedimento di arresto nei confronti di Domenico Zarrelli e diranno: no, noi ci fermiamo perché altrimenti i magistrati che stanno indagando, uno era famosissimo, Italo Ormanni, che ha fatto diversi processi, diranno. Non mi vendo nulla, fa parte, si trova nei filmati dedicati a questo caso, diranno: no, no, quelli, se noi adesso andiamo a fare questa operazione nei confronti di turno, di prendergli le impronte digitali, dopo che stanno già inquisendo Zarrelli e l'hanno arrestato, quelli mettono sotto processo noi. E quindi la pista turno muore così. È una pista che è, diciamo, suggestiva soprattutto per quella frase di Angela Santangelo, che dirà: c'è un certo ingegnere che lascia pensare che Angela fosse effettivamente intimorita da una persona che in quel momento era entrata nella storia della sua famiglia e che si presentava come un ingegnere, e Turro si era presentato come ingegnere. Però io ho già detto perché ritengo, tra l'altro, l'assassino non ha portato con sé un'arma, ha usato qualcosa che si trovava in casa. Non ce li vedo io due killer professionisti dell''ndrangheta andare lì senza un'arma. Erano così certi che avrebbero trovato in casa di Domenico Santangelo certamente qualcosa di utile per commettere questo omicidio. Questo mi fa pensare che l'assassino dovesse invece conoscere la casa di Santangelo per sapere, per essere andato lì, cioè se la strage è stata premeditata e l'assassino sappiamo che non ha portato con sé l'arma, allora doveva con certezza conoscere la casa di Sant'Angelo, perché sapeva che avrebbe che non mancavano oggetti con i quali uccidere, a meno che ovviamente la strage non è stata premeditata, e allora dovremmo pensare a una furia omicida, ma veramente feroce, che si è scatenata a seguito del contenuto della conversazione che stava avvenendo in quel momento tra l'assassino o gli assassini e Domenico Santangelo. C'è una terza ipotesi, che fa capo ancora una volta ad Angela Santangelo. Si diceva che Angela Santangelo in quell'anno che lavorava da circa un anno e mezzo, dalla primavera più o meno dalla primavera del 74, quindi siamo poi ottobre 75, circa un anno e mezzo, all'INAM, avesse in realtà un amante che era un suo superiore. Si fece il nome di un certo dottor Giuseppe De Laurentiis, che è il dottore che la sentì l'ultimo giorno e che gli preannunciò l'arrivo della visita fiscale perché lei era malata. Noi non sappiamo, non conosciamo gli atti del processo, non sappiamo perché si è detto questo, cioè perché si dice che Angela fosse amante del dottor De Laurentiis, però lo si trova su tutti i blog, su tutte le pagine di casa, cioè Via Caravaggio, si sa che c'è questa, si dice che Angela potesse essere stata amante di questo dottore e che addirittura il fidanzato Nicola sarebbe stato un fidanzato di comodo, cioè uno specchio per allodole, trovato dallo stesso De Laurentiis, perché comunque pare che effettivamente Angela avesse conosciuto Nicola perché è presentato lì da De Laurentiis. Questo, ricollegandomi a ciò che ho detto all'inizio, se fosse vero, avvalorerebbe il fatto della stranezza, dell'anomalia di una ragazza, di una famiglia,
piccolo borghese, tipico piccolo borghese meridionale, quindi con una certa ambizione all'idea che la figlia dovesse fare un matrimonio certamente di un certo prestigio, che invece si fosse fidanzata con un semplice fattorino. Sembrerebbe questa stranezza avvalorare, diciamo, questo fatto. Si dice, non ci fu prova, l'autopsia non ha mai dato certezza, come spesso si è detto, che se Angela fosse incinta quando venne uccisa o se avesse fatto, comunque lo fosse stata e avesse abortito. Perché si dice questo? Tra i tanti si dice di questa storia, si dice che Angela fosse rimasta incinta di De Laurentiis, che però era una persona sposata, e che forse Sant'Angelo, per tacere di questa situazione, avessero chiesto un risarcimento economico, qualcosa. De Laurentiis, con certezza, era una persona, a sua volta, come Zarrelli, notoriamente con una personalità violenta, rabbiosa, perché esistono precedenti di colleghi di lavoro che hanno detto che De Laurentiis, in alcuni casi in cui sul lavoro aveva avuto degli scontri, dei diverbi con dei colleghi, aveva reagito in maniera proprio fisicamente violenta, scagliandosi proprio fisicamente contro queste persone. Tra l'altro, l'assassino in casa, vennero trovate in casa delle lenti, che non frammenti di occhiali, che non erano con certezza quelli di Domenico Sant'Angelo, che era l'unico che in casa portava gli occhiali. De Laurentiis portava gli occhiali. Si dice che pochi giorni dopo la strage sia andato in un negozio di ottica per farsi riparare un danno che aveva agli occhiali. Anche lui, nei giorni successivi, si presentò al lavoro con una vistosa ferita alla mano. Dico anche lui perché ho dimenticato di dire che nel quadro di accusa nei confronti di Zarrelli c'era proprio il fatto che anche lui presentava una ferita alla mano, che in un primo tempo venne ritenuta il morso del cagnolino, ma poi venne esclusa. Lui si giustificò anche qui in maniera un po' anomala, dicendo, mi riferisco a Domenico Zarrelli, che si era procurato la ferita alla mano perché l'auto era rimasta in panne, aveva spinto a mano l'auto per cercare di farla ripartire, era scivolato per terra e si era quindi ferito la mano sull'asfalto. Invece Domenico De Laurentiis, che non verrà mai inquisito e indagato, non giustificherà mai questa ferita né il fatto come avesse, sì, avesse rotto gli occhiali che portò a riparare. Questa è una pista che venne fatta. De Laurentiis è morto da diverso tempo, non è mai stato indagato, però storicamente è un indagato, è uno dei, diciamo, della vicenda della strage di Via Caravaggio, è uno dei presunti colpevoli. Diciamo che, fermo restando che De Laurentiis è sicuramente un soggetto innocente per la giustizia italiana, è comunque un'ipotesi un po' più credibile per me di quella di Turro, per le ragioni che ho spiegato. Fatto sta che a un certo punto, a metà degli anni Ottanta, la vicenda si chiuse con l'assoluzione di Zarrelli, quindi la strage di Via Caravaggio era destinata a ormai arrestare nella storia della Napoli e dell'Italia criminale degli anni 70 come una strage non solo risolta per la giustizia, ma anche misteriosa perché non si era trovato il colpevole, fino a quando poi nel 2014 ci fu l'ultimo colpo di scena di questa vicenda. Venne fuori che 3 anni prima una lettera anonima inviata, non mi ricordo se in procura o alla questura, segnalava la presenza di reperti sui quali forse sarebbe, con le attuali tecnologie legate al DNA, si poteva trovare qualcosa. Vennero effettivamente analizzati un asciugamani sporco di sangue sul quale l'assassino si era asciugato, forse perché ferito e comunque si era pulito dal sangue delle vittime, dei mozziconi di sigarette che vennero trovati in casa.
sia sullo straccio che sui mozziconi di sigarette, non ricordo se c'era anche un terzo oggetto, forse, adesso mi sfugge, ma forse c'era anche un terzo oggetto che venne analizzato, venne trovato il DNA di Domenico Zarrella. Lui non aveva mai negato di essere stato in casa, lui disse di esserci stato una sola volta in casa della zia Cennale, perché il 2 ottobre, che era il giorno di nascita di Angela Sant'Angelo, in casa, diciamo un po' forse in contrasto con quella che era l'abitudine e il carattere del padrone di casa, forse volle accontentare la figlia che era addetta di tutti, non si era mai ripresa psicologicamente dalla morte tragica della madre, contrariamente alle sue abitudini, le consentì di fare una festa in casa. A questa festa era presente Domenico Zarrelli ed era presente anche Giuseppe De Laurentiis. Quindi, diciamo, una serie di persone il 2 ottobre, quindi 28 giorni prima della strage, entrarono in casa e se l'assassino era tra questi, poteva sapere che in casa ci potessero essere degli oggetti con i quali evidentemente commettere un omicidio perché erano entrati in casa. Ora, chi difende Zarrelli dice che quei mozziconi di sigarette potevano essere con il DNA di Zarrelli stati lasciati il 2 ottobre, però questo presupporrebbe, Angelo, una veramente scarsissima attenzione per l'igiene da parte di Gemma Cename e di Angela Sant'Angelo, se in casa c'erano, dopo quasi un mese dalla festa, in giro sul pavimento, mozziconi di sigarette che risalivano alla festa del 2 ottobre. Il DNA venne trovato comunque sull'asciugamani sporco di sangue e questo non è un particolare da poco. Però, Comunque, ho due domande che vedo dopo, però, sempre. Angelo, Sì, volevo te le dimmi. lascio fare, volevo chiudere una cosa Tranquillo, vai che tranquillo. però è importantissima. Prego. È vero che su questi oggetti viene trovato il DNA di Domenico Zarrelli, ma viene trovato anche vengono trovati i profili genetici di due altri individui sconosciuti che saranno chiamati ignoto 1 e ignoto 2, tanto che quando nel 2011 viene riaperto un fascicolo, e sarà poi cazziata un po' in certo senso, perché non poteva essere riaperto nei confronti di un soggetto ormai coperto dal nebis in idem, quale era Domenico Zarrelli, in realtà riguarda più persone, ignoto 1 e ignoto 2. E quando Domenico Zarrelli uscirà la notizia, scoperto l'assassino ma non è più processabile, Domenico Zarrelli era proprio il nipote e viene escluso, due signori ormai, diciamo, non più certo giovani, nipoti, che erano due ragazze, due nipoti di Domenico Sant'Angelo, che agivano come persone offese della vicenda, chiesero che almeno fossero analizzati i profili genetici trovati sul asciugamano sporco di sangue di questi due altri soggetti ignoti. Ma a quel punto, da Perugia, dove erano stati trasferiti i reperti della strage di Via Caravaggio, risposero: purtroppo per mancanza di spazio abbiamo dovuto distruggerli. E quindi oggi sappiamo con certezza che la strage di Via Caravaggio è destinata ufficialmente a restare insoluta, perché in quest'ultimo colpo di scena del 2014, a distanza quindi di tanti, oltre 40 anni dai fatti, vennero trovati questi tre profili genetici. Uno era di un soggetto non più processabile, due di soggetti rimasti identificati e, poiché i reperti sono stati distrutti, destinati a restare per sempre non identificati. Dimmi, Angelo, volevo solo chiudere questo fatto. Allora ti lascio bere un sorsino d'acqua, hai bevuto bene. No, allora è stata una bellissima disamina, io l'ho ascoltato con molto piacere, spero che gli spettatori abbiano che negli spettatori abbia sortito lo stesso effetto
Ma sono assolutamente sicuro di sì. Allora, c'è una domanda che ti prepara, che mi ha preparato Franca prima. Allora, una è possibile che l'assassino sia tornato sul luogo del delitto per cancellare le sue tracce, correndo il rischio di essere visto e scoperto? Questa è una. Ti faccio anche l'altra o preferisci? Dai, dimmele tutte e due. L'altra è possibile che gli assassini, fossero due? Allora, che parto dalla seconda. Che fossero due è possibile per due motivi. Che una delle vicine di casa, condomine, che abitavano al piano di sotto, disse di aver avuto ma si disse proprio convinta di essere certa che a muoversi nella fascia oraria dalle 3:30 alle 5 fossero in due, perché diceva io sentivo, in realtà poi a dirlo sarà il figlio di questa signora che poi è morta nel frattempo, no? Ascoltato più di recente, dirà mia madre ebbe proprio la netta sensazione che sentiva contemporaneamente rumori di passi di chi tra l'altro aggiunse non faceva nulla per nascondere la sua presenza, cioè sembrava quasi che non gliene importasse nulla che qualcuno dal piano di sotto potesse accorgersi che a quell'ora così anomala qualcuno si muovesse in casa. Avvenne che questi passi fossero in due contemporaneamente in due zone opposte della casa. C'è poi il fatto che nel 2014, quando ci fu l'ultimo colpo di scena, i profili genetici, che vennero trovati questi ulteriori profili genetici, oltre a quello di Domenico Azzarrelli, cosa che fa pensare al fatto che potessero essere più di due. Tra l'altro, alcune macchie di sangue e alcuni mozziconi di sigarette vennero trovati. Alcune macchie di sangue vennero trovate sul davanzale di una finestra che si affacciava proprio sulla piazza antistante, no? Il complesso, come se l'assassino e poi sulla grondaia dei mozziconi di sigarette, come se l'assassino a un certo punto, commessa la strage, per ragioni si fosse affacciato, forse per vedere se arrivava qualcuno, e lasciò sul davanzale l'impronta di sangue e dovette stare per un certo lasso di tempo, non proprio per un secondo o due, giusto per vedere se c'era qualcuno in giro, perché qualcuno disse che l'assassino dalla finestra aveva sicuramente, questo è certo, aver scagliato un fardello dove aveva avvolto forse le armi del delitto, perché poi riprese, vennero trovate delle tracce giù. Però l'assassino non si è affacciato solo per fare questo, perché ha fumato e vennero trovati dei mozziconi di sigarette sotto la finestra. Quindi qualcuno ha pensato che l'assassino nervosamente si affacciava perché forse aspettava che qualcuno dovesse arrivare. L'altra ipotesi era se l'assassino, l'altra domanda è se è possibile che l'assassino si sia allontanato e sia tornato sul luogo del delitto, nello stesso giorno o il giorno dopo, addirittura se il vigile urbano disse non si sbagliò. Ora, una delle difese di Zarrelli era proprio questo, diceva, ma io dovevo essere proprio fesso, cioè non contento di aver fatto una strage dalla quale nessuno mi aveva visto quando me ne ero andato la prima volta, non contento, ci sono tornato la seconda volta verso le 3:30, ci sono tornato il giorno dopo per lasciare l'impronta della scarpa, quando poi a quel punto se qualcuno mi vedeva io ero spacciato. Non è peregrina questa, diciamo, posizione dello Zarrelli, perché effettivamente, diciamo, è così, l'assassino se lo ha fatto, ha rischiato tantissimo. Ad avvalorare il fatto che l'assassino possa essersi allontanato e poi tornato sul luogo del delitto, c'è il fatto che tra l'1:30 e le 3:30 i rumori cessano completamente per riprendere le 3:30 fino alle 5. E c'è il fatto che la lancia fulvia del signor Sant'Angelo, che se fosse stata guidata o meno dall'imputato, fu vista all'1:30. Quindi, se l'assassino era l'assassino a guidarla, deve essere tornato alle 3:30 poi, lui o qualcun altro, sul luogo del delitto.
Altrimenti dobbiamo pensare che il sarto non abbia riconosciuto l'auto, che fosse un'altra Lanciafulvia Amaranto, per coincidenza, ma non venne trovata nel garage la macchina del Sant'Angelo, venne trovata poi in un'altra zona di Napoli, quindi effettivamente qualcuno la prese quella notte l'auto. E poi dobbiamo pensare che l'assassino sia rimasto in casa, fermo, immobile, tra l'una e mezza e le 3:30, quando poi ha ripreso a muoversi, se non si è mai allontanato. Quindi, a mio parere, per rispondere alla domanda di Franca, è sì ad entrambe. Per me, è possibile che l'assassino. È possibile che fossero a un certo punto in due, o se non dall'inizio, a un certo punto fossero in due. È possibile che l'assassino si sia allontanato e sia tornato, oppure sia rimasto in casa, ma a un certo punto è stato raggiunto da una seconda persona. Allora, l'ultima domanda, poi abbiamo sfiorato le 2 ore, che chiede sempre, è possibile l'assassino, tu lo hai spiegato adesso, ma insomma, lo ripetiamo un attimino, che l'assassino abbia usato l'auto di Domenico Sant'Angelo per fuggire e poi forse tornare? Avrebbe di certo lasciato delle tracce in quella macchina. No, l'assassino con certezza non è tornato con la macchina sul luogo del delitto, perché la macchina viene trovata molto distante poi dalla casa di Sì, Sant'Angelo. infatti. Però può essere che l'abbia usata per allontanarsene, questo sì, perché altrimenti è una coincidenza che all'1:30 di notte e provenire da via Caravaggio si aggirasse una Lanciafulvia Amaranto. Infatti. Bene, lasciamo i nostri spettatori così dopo 2 ore esatte, anzi, mancano 40 secondi, ma dal momento in cui finiamo di parlare saranno passate 2 ore. Francesco, sei stato veramente preciso e impeccabile nel raccontare la storia di questa strage, perché ta di tale trattasi. Io la conobbi quando, compiutamente, quando ne parlò Ausias in telefono giallo, anche se però non mi era proprio in assoluto nuova, perché ricordo, anche se ero un bambino, di aver letto qualcosa sul giornale, proprio quando avvenne nel 1975. Allora, detto tra me e te, poi te lo chiederò in privato. Ti sei fatto un'idea di chi potrebbe essere stato? Sì, Ok, sì. vabbè, poi ne parleremo prato. Bene, sono passate adesso le 2 ore, quindi se non hai da dire altro io chiuderei qui, anche perché sono le 17:30, io devo finire di lavorare e, come ben sai, devo continuare a studiare perché già capisco poco e più di psicologia e più mi danno a studiare dei tomi grossi come delle case, però vabbè, faremo anche questo. Quindi io vi saluto con la tromba e con l'imbuto, se un gatto miau, se un cane bau e se è tardi, ciao. Ringrazio infinitamente l'avvocato, e non voglio lo chiamo dottore, ma l'avvocato del Foro di Trani, Francesco Filograsso, nonché mi pregio di chiamarlo mio amico. Grazie a te, Angelo. Devo dire che ci sta Siamo. aiutando, sta aiutando anche il nostro team a realizzare, a sistemare una cosa. Grazie. E te ne saremo infinitamente grati, e non solo quello, poi lo vedremo poi nel futuro. Bene, grazie mille Francesco per essere stato con noi. Grazie, rimane un attimo lì in linea e io vi saluto, vi do la buonanotte e vi do appuntamento a settimana prossima. Sicuramente domenica prossima ci sarà un altro video. Non ho ancora fatto il piano editoriale del mese di marzo e quindi ancora non so esattamente che cosa. Qualcosa faremo. Mi avete in tanti richiesto di nuovo fare una live su Simonetta Cesaroni e se nel caso l'avvocato e la Giulia Cola, visto che è andata molto bene, fossero vogliosi di farlo, avessero voglia, potremmo eventualmente fare una live di domenica sera. Io vi saluto, grazie, buonanotte a tutti, grazie Francesco per essere stato con noi. Ciao, Grazie ciao. mille, buonanotte, buonanotte a Buonanotte a tutti. tutti.